26 anni insieme ed una famiglia generosa che li ha resi felici, Silvio Testi e Lorella Cuccarini sono sempre stati uniti fin dal 91, quando hanno deciso di diventare marito e moglie. Produttore musicale lui, showgirl, conduttrice, cantante e attrice lei, ancora oggi rappresentano una delle coppie più solide e invidiate del mondo dello spettacolo. Non è stato semplice certo far quadrare tutto per la Cuccarini, che oltre ad aver registrato una forte popolarità nel lavoro, è riuscita anche a vivere per 4 volte la maternità e creare quel nucleo felice di cui è orgogliosa ancora oggi. La donna non ha mai fatto a meno di raccontare la gioia vissuta al fianco di un uomo che le ha donato sicurezza e grandi emozioni nel passare degli anni. Silvio Testi, la moglie Lorella Cuccarini a Verissimo. Lorella Cuccarini sarà ospite oggi, sabato 27 ottobre 2018, di Verissimo per parlare del suo ritorno in TV, dirà qualcosa anche sul marito Silvio Testi. Ci abbiamo lavorato tanto sul nostro rapporto, ha sottolineato al settimanale Oggi l'artista non poco tempo fa. Insomma, non sono proprio due pilastri della classica famiglia del Mulino Bianco, ma ci si avvicinano molto anche grazie allo sforzo fatto da entrambi. Però hanno retto. Anche di fronte a quella parentesi buia collegata alla scomparsa delle rispettive madri e di cui la Cuccarini ha parlato a Vanity Fair l'anno scorso. Il dolore è stato così grande che la coppia ha vacillato. Io mi ricarico nella famiglia e nel dialogo, ha aggiunto la bionda più amata dagli italiani, lui invece ha bisogno di isolarsi e di silenzio. Un approccio alla vita del tutto diverso quindi, che ha rischiato di creare delle incomprensioni insormontabili. Il tempo e l'amore tuttavia li hanno aiutati. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.